diciamo, le malattie mentali più frequenti in questo periodo della vita. Prima di passare ai disturbi, volevo fare un excursus sulle due posizioni che esistono adesso in letteratura per quanto riguarda la prevalenza di disturbi psichiatrici in età adulta su un'esposizione precoce, quindi in infanzia, oppure su un'esposizione tardiva. Il filone di ricerca che suppone che un'esposizione precoce sia più dannosa poi in una fase successiva della vita si basa sul fatto che, come dicevano anche prima gli altri relatori, ci sono delle deviazioni a livello dello sviluppo del cervello, quindi del sistema nervoso centrale, che possono portare ad un ritardo della maturazione delle funzioni cognitive e quindi successivamente ad un mancato raggiungimento delle tappe di sviluppo. Quindi c'è proprio una deviazione dello sviluppo, una deviazione della maturazione sia dei circuiti neurali che delle aree cerebrali che possono portare poi allo sviluppo di una psicopatologia successiva. Per quanto riguarda invece l'altro filone, si suppone che se un adolescente subisce un abuso è più probabile che ci sia una maggiore consapevolezza e concettualizzazione dell'esperienza che sta vivendo e quindi di conseguenza diciamo, le conseguenze che saranno poi successive saranno più gravi rispetto ad un'esposizione precoce. Un altro tipo di idea o comunque di pensiero è che durante l'adolescenza, come sappiamo bene, ci sono tutta una serie di cambiamenti a livello fisiologico ed ormonale. Nel momento in cui c'è questo cambiamento, anche un riassetto neurale, avviene un certo tipo di esperienza traumatica o di abuso, si può andare a scatenare una cascata di eventi negativi che possono portare poi ad un impatto, conseguentemente negativo sulla salute mentale del soggetto poi in età avanzata. Un altro aspetto che riguarda molto più strettamente l'abuso sessuale è il fatto che ovviamente in adolescenza c'è tutto lo sviluppo dell'apparato sessuale e anche delle concezioni del sesso e delle relazioni sessuali. Quindi l'adolescente è consapevole di quali sono i confini, è consapevole di quali sono i limiti dei rapporti sessuali, quindi ovviamente è più consapevole se un padre o una madre abusa di un figlio piuttosto che un bambino molto piccolo. Diciamo che la concezione e quindi la capacità di comprensione leggermente diversa, è un po' più matura, avendo anche le strutture cerebrali più mature e sviluppate, e quindi si suppone che un'esposizione tardiva possa essere più dannosa a volte rispetto ad un'esposizione precoce. Ovviamente poi ci sono dei fattori di rischio più specifici per l'adolescenza, e come dicevamo prima, tutto il riassetto neurale e il cambiamento ormonale. In questo periodo si sta costruendo anche la personalità, quindi ovviamente l'adolescente comincia a strutturare la propria identità, il proprio sé, che ovviamente in base al tipo di temperamento, in base al tipo di esperienze può essere adattiva o meno, quindi andrà a sviluppare dei disturbi di personalità o meno. Il genere è anche molto importante, in letteratura sembrerebbe che le donne siano più vulnerabili a sviluppare un certo tipo di psicopatologia in relazione ad un abuso, ovviamente più spesso nell'abuso sessuale. E sembrerebbe anche che la gravità, quindi ad esempio un atto sessuale penetrativo o la reiterazione degli abusi, quindi se si presentano dall'infanzia fino all'adolescenza, sarebbero un fattore di rischio molto importante per poi uno sviluppo di una psicopatologia futura. Gli ultimi tre fattori di rischio, quindi lo stato socio-economico, l'esposizione a situazioni ambientali a rischio e l'uso e l'abuso di sostanze, sono molto vicini all'adolescenza, perché l'adolescente comincia ad affacciarsi al mondo anche delle sostanze di abuso, comincia ad affacciarsi alle situazioni relative alle esperienze sessuali, quindi l'esposizione a situazioni che possono essere devianti possono essere un fattore di rischio molto particolare, soprattutto da una parte per subire un abuso, ma dall'altra anche per provocare un abuso agli altri. Quindi in adolescenza ci sono ovviamente due grandi gruppi, che sono i disturbi internalizzanti, quindi relativi più ai disturbi dell'umore, alla depressione, all'ansia, ai comportamenti adolesivi e al suicidio, dall'altra i problemi più esternalizzanti, quindi quelli relativi ai disturbi comportamentali, di condotta, di abuso di sostanze. Al di là di questi due grandi gruppi ritroviamo, ad esempio, ovviamente il post-traumatico da stress, i disturbi alimentari, di personalità, come dicevo, perché è in questo momento che comincia a crearsi, e, come ha detto anche il professore, di conversioni dissociativi. Uno studio molto interessante che ha coinvolto quasi 600 vittime di abuso sessuale fino ai 18 anni ha notato come nel 75% di queste vittime ci fosse una diagnosi psichiatrica, quindi almeno il 75% di queste persone aveva ricevuto una diagnosi psichiatrica. Di queste il 46% aveva un disturbo depressivo maggiore, mentre il 31% aveva un disturbo post-traumatico da stress. Notiamo come nell'80% dei casi
Gli abusatori erano noti alle loro vittime, quindi erano ad esempio un parente, un amico stretto, un amico di famiglia, uno zio, eccetera. Questo è un fattore di rischio molto importante, come dicevo prima, sia per la gravità che per la reiterazione. Quindi molto spesso i perpetratori sono conosciuti alle vittime e sono dei fattori di rischio estremamente importanti. Un altro disturbo che prende piede nell'adolescenza è il disturbo della condotta. Il disturbo della condotta è un disturbo molto complesso perché riguarda tutta una sfera di comportamenti disadattivi che vanno a ledere sia la persona, sia le istituzioni, sia le norme sociali che le leggi. Quindi i pazienti con disturbi della condotta sono dei pazienti molto difficili anche da trattare. Si è visto soprattutto che i pazienti con disturbo della condotta hanno come storia una storia di abuso sessuale e molto spesso sono molestie ripetute, quindi rivediamo di nuovo il fatto che ci sia questa correlazione con la ripetizione degli abusi. Molto importante, volevo far vedere questo. Ok, all'interno dei disturbi della condotta ci sono dei tratti che sono i callous emotional traits, ovvero sono dei tratti che in qualche modo riprendono la mancata empatia, la mancata comprensione dello stato mentale altrui, la mancata comprensione anche del dolore altrui. Quindi è uno dei criteri messi all'interno del DSM-5 per poter fare diagnosi di disturbo della condotta. Ho fatto questo schemetto per evidenziare il fatto che un maltrattamento subito, che possa essere un abuso sessuale, fisico o emotivo, può scatenare una la presenza di questi callous and emotional traits. In letteratura si pensa che siano più che altro ereditari, ma ci sono anche altri studi che suppongono che questi tratti vengano appresi durante il tempo e tramite l'esperienza. Di conseguenza c'è la possibilità di sviluppare un disturbo della condotta, ovviamente c'è la possibilità che questo soggetto sia più esposto a situazioni di rischio che possono essere, come dicevo, situazioni in cui c'è ad esempio prostituzione o di abuso di sostanze, di spaccio, eccetera, e di conseguenza si può arrivare al maltrattamento agito. Quindi da ciò che io ho esperito durante la mia infanzia poi lo rifaccio durante la mia adolescenza, durante l'età adulta. Ovviamente se non ci sono delle strategie interne o esterne che il soggetto può utilizzare per comprendere la situazione, per comprendere ciò che gli è accaduto e per poterlo elaborare e poi ovviamente superare. Un altro disturbo che prende piede in adolescenza è il disturbo da uso di sostanze, perché ovviamente, come dicevo, l'adolescenza poi è un periodo di ribellione, un periodo di curiosità, un periodo in cui il soggetto vuole conoscere il più possibile il mondo esterno, non curandosi anche molto spesso di quali possono essere i rischi di queste esperienze. E si è visto che molto spesso i pazienti con una diagnosi di disturbo da uso di sostanze riferivano almeno un abuso durante la vita, che potesse essere emotivo, fisico o sessuale, e si è visto come il 14% di questi avesse almeno tutti e tre i tipi di abuso, il 35% due abusi e il 55% un tipo di abuso. Diciamo che il disturbo da uso di sostanze è un po' collegato, come vedremo poi successivamente, anche al disturbo alimentare, quindi c'è anche una compensazione a volte di quelle che sono le mancanze e i sensi di colpa, i sensi di vergogna, i sensi di inadeguatezza che vengono in qualche modo compensati attraverso delle sostanze esterne, in questo caso le droghe, ma anche ad esempio il cibo. Ovviamente questo lo salto perché questo è l'abbiamo visto e ce l'ha spiegato molto meglio il professore. Quindi ovviamente il disturbo dissociativo dell'identità comincia a crearsi durante l'adolescenza, quindi è un qualcosa che prende piede in questa fascia d'età, perché ovviamente è qui che si comincia a strutturare la personalità. Un altro disturbo, come vi dicevo, è il disturbo alimentare, in cui il cibo è una sorta di conforto. Il cibo ovviamente è nutrizione, ma non è soltanto nutrizione fisica, è nutrizione emotiva. Quindi molto spesso, soprattutto le donne, perché poi si è visto che anche se in realtà poi gli uomini stanno cominciando ad avere questi disturbi di tipo alimentare, hanno delle situazioni di abuso. Dalle situazioni di abuso si vengono a creare sentimenti legati al senso di colpa, al senso di vergogna, al senso di impotenza, che vengono in qualche modo compensati con il cibo. Quindi il cibo cerca, ovviamente nell'idea della persona, cerca di limitare i danni, di riempire queste lacune che sono molto importanti. Il problema è che poi il cibo crea di conseguenza un altro senso di vergogna e di colpa, e quindi è un circolo che si ripete costantemente e che è difficile molto spesso da scardinare. Si è visto che uno dei disturbi maggiormente correlati al
a storie di abuso sessuale è la bulimia. La bulimia infatti sembrerebbe essere proprio uno dei disturbi più legati, più che l'anoressia o altri tipi di disturbi, a situazioni di abuso durante l'infanzia. Allora, adesso cambio un po' argomento. Questo è un argomento che ci riguarda molto da vicino perché ci stiamo lavorando ormai da un paio d'anni e riguarda i minori stranieri non accompagnati. È una popolazione molto a rischio, una popolazione che stiamo vedendo ormai da 2-3 anni e ci stiamo rendendo conto di come questi ragazzi sì abbiano da una parte molti problemi a livello psicologico, ma dall'altra abbiamo notato come questi ragazzi siano dei ragazzi molto resilienti, riescono a mettere in atto delle strategie di compensazione, delle strategie difensive molto importanti che in qualche modo limitano la manifestazione di psicopatologie. Gli abusi che loro subiscono durante la loro vita partono già dal loro paese di origine, quindi molto spesso loro scappano da situazioni di guerra, situazioni di povertà, di carestia, di persecuzioni che possono essere politiche, religiose e così via. Durante il viaggio loro subiscono talmente tante esperienze negative che vanno agli abusi sessuali, agli abusi fisici, alle torture, alla coercizione, vengono rapiti, sia per ovviamente una concezione di potere errata da parte di persone che abitano in quei paesi, ma dall'altra anche per un motivo più strettamente economico. Quindi quello che noi ci siamo chiesti, come fanno questi ragazzi con tutte queste problematiche ad essere così in un certo senso resilienti? Abbiamo somministrato un test molto semplice, autosomministrato, che è l'SDQ, che valuta le difficoltà e i punti di forza dei ragazzi. Quello che è uscito fuori, confrontando un gruppo di adolescenti stranieri con un gruppo di adolescenti italiani, è che sì, effettivamente i ragazzi stranieri hanno delle difficoltà a livello emotivo, hanno delle difficoltà con i pari, quindi non riescono a creare delle relazioni con i pari, soprattutto se di altre nazionalità, non tra di loro. E la cosa più interessante è che hanno una grande prosocialità, cioè i ragazzi stranieri sono molto più prosociali rispetto ai ragazzi italiani, e questo abbiamo supposto che sia dovuto al fatto che durante il viaggio, o comunque durante l'esperienza di riassetto completo della loro vita in un paese che è un paese straniero, debbano utilizzare delle strategie per sopravvivere in questo paese, e quindi l'autoaiuto o comunque il cercare di aiutare gli altri per poi avere un aiuto indietro potrebbe essere una strategia molto funzionale che riesce in qualche modo a proteggerli poi da patologie future o comunque da un disadattamento sociale molto importante. Questo è stato dimostrato anche da un altro studio di ragazzi africani che sono arrivati in Austria, e è stato visto che questi ragazzi presentavano una forte difesa legata alla rimozione. Quindi loro cercavano di rimuovere tutto ciò che era minaccioso, tutto ciò che era negativo, per far fronte alle situazioni che poi si sarebbero presentate successivamente in quel paese, e quindi l'Austria. Hanno visto che rispetto a un campione normativo questa era una difesa molto più accentuata rispetto appunto all'altro campione. Quindi questo per dirvi che è vero che l'abuso è un fattore estremamente drammatico, estremamente importante, ma secondo noi è importante anche focalizzarsi, il clinico dovrebbe focalizzarsi su quali sono le strategie che vengono messe in atto, su quali sono le strategie che per noi magari potrebbero essere delle strategie inutili o comunque delle strategie superficiali che invece funzionano, o perlomeno funzionano a breve termine. Quindi non sappiamo se effettivamente questo perdurerà per tutta la loro vita o che magari in età adulta, quando avranno 40-50 anni, verrà fuori tutto ciò che hanno rimosso, tutto ciò che hanno trascurato, e sarà molto più importante rispetto a quello che poteva succedere in adolescenza. Quindi andare a valutare questi ragazzi nel tempo e aiutarli con un programma di prevenzione, un programma di sostegno, secondo noi è estremamente importante, proprio perché, ripeto, non sappiamo se poi dopo 20 anni questa patologia uscirà fuori e sarà un mostro che esce fuori dal cassetto. Quindi andare a considerare queste risorse secondo noi è estremamente importante, anche in una popolazione che purtroppo non viene molto considerata, che appunto sono gli stranieri. Grazie. Sapienza, il rettore dell'Università della Sapienza, io sono il suo delegato, ha firmato da qualche anno un protocollo d'intesa con la Prefettura di Roma per creare un tavolo di regia che si occupi proprio della gestione delle problematiche legate ai minori stranieri non accompagnati.
In questa cabina di regia c'è la prefettura, c'è il comune di Roma, ci sono il garante dell'infanzia, c'è la polizia, ci sono i carabinieri, c'è il tribunale dei minori, il ministero del lavoro, mi sono dimenticato qualcuno? Le politiche sociali, cioè si sta cercando, almeno per quanto riguarda Roma e provincia, di mettere in atto una serie di good practice, ormai si usa anglicismo del cavolo, ma insomma per cercare di affrontare. E la cosa più difficile, fra le varie altre cose difficili, è che la provenienza dei minori cambia in continuazione. Ci sono dei periodi in cui prevalgono persone che vengono dall'Egitto, altri periodi in cui prevalgono in questo momento per esempio gli albanesi, altri momenti in cui vengono persone dall'Africa transahariana. E comunque c'è una grande disponibilità da parte di tutti questi funzioni pubbliche per cercare di affrontare il problema, che finalmente sta cominciando a prendere un po' di chiarezza e di definizione. Ora,